C'è chi dice boh, il titolo di stamane, perché sembrava che insomma potesse essere quasi fatta centrodestra M5S, invece insomma ci sono un sacco di incognite ancora che possiamo e dobbiamo raccontare. Nel frattempo raccontiamo anche con Paragone che c'è un libro in uscita che si chiama appunto Noi No, non è C'è chi dice no. Di che cosa parla questo è un suo libro? Le do del lei ora, Paragone, anche se insomma in altri tempi, essendo colleghi, ci davamo del tu, ma insomma torniamo a un noi istituzionale, a un lei istituzionale. Va bene. È un viaggio nell'Italia ribelle, quell'Italia che si vuole opporre, che non ci sta a fare le cose perché te lo ordina qualcuno. È stato un viaggio molto interessante che è partito dopo il voto in difesa della Costituzione, che se la leggiamo bene è il testo più ribelle che c'è in circolazione, perché parla dei diritti, e questa è una parola che inizia a essere declinata al passato remoto. Invece i diritti sono assolutamente validi oggi e devono valere anche per domani nella cosiddetta costruzione della società moderna. Per il Movimento 5 Stelle, che adesso ha vinto le elezioni, si apre una fase nuova, che è la fase dei sì, perché bisogna andare a governare, che è una fase, se vogliamo, anche più guarda, complessa. Però ti dico una cosa, c'è un grande equivoco sul mondo dei no, perché il mondo dei no è un altro sì. Quando i nonni dicevano che i no aiutano a crescere, non volevano il male del bambino, giusto? Era un percorso educativo, siamo cresciuti bene con il senso educativo dei nonni, che proprio gli dicevano i no aiutano a crescere, perché c'è il rispetto delle regole, c'è il rispetto di una società sana. Allora, oggi chi dice di no sta dicendo sì ad un altro modello, ed è esattamente quel no che è uscito anche nell'urna elettorale recentemente. Il tema però, io dicevo del sì perché il Movimento 5 Stelle qualche sì dovrà pur darlo se vuole governare, perché il tema riguarda appunto che, pur avendo avuto un successo sicuramente imponente, importante, per alcuni straordinario, perché comunque è un partito al 32%, non ha la maggioranza per governare. E allora? Ma ti domando, se dici no a queste regole del lavoro, stai dicendo no a che cosa? Stai dicendo un sì ai diritti. No, però la mia domanda era sul governo, perché... Ma il governo è esattamente questo, è ripristiniamo i diritti. Quando tu dici con chi lo fai, alle però? Regole... se non hai il 51% sono le regole della democrazia e della Costituzione. So, guarda, sono stato fino a 30 secondi fa giornalista e conduttore televisivo, quindi so che in assenza di notizie ci mettiamo sulla giostra e ci mettiamo a fare un giro di giostra. A me però interessano molte altre questioni, che sono le questioni vere, che interessano agli elettori. E interessa per esempio sapere ad un giovane se avrà un contratto con dei diritti e con una retribuzione vera. Oppure cosa interessa? Se il Movimento 5 Stelle farà l'accordo con Salvini o con il PD, però, o con Tizio, con Caio, con Sempronio. Gianluigi, se noi dobbiamo realizzare quello che tu reputi giusto realizzare, voi dovete realizzarlo, dovete farlo con un governo, per cui non è un giro di giostra, è la possibilità o meno che il programma del Movimento 5 Stelle si realizzi, governare. Ti faccio sentire Salvini, tanto lo sai, quello penso, immagino che saprai quello che hai detto, sono passata al tu perché tu mi dai del tu e allora... Sì, sì. Ha ragione Salvini? Ma ha ragione dal punto di vista di Salvini, ha straragione Di Maio quando dice il premier lo faccio io. Perché? Perché è una forza che è la prima forza politica del paese, ha tutto il diritto di governare, poi ha ovviamente il dovere di trovare in Parlamento la maggioranza. Perché è vero, Di Maio parla di volontà popolare, però la volontà popolare non vi ha dato il 51%, quindi normalmente quando ci si accorda... Voi scoprite adesso che è una legge elettorale imperfetta, e uso un eufemismo, noi lo dicevamo fin da subito, tant'è che il Movimento 5 Stelle non ha votato questa legge imperfetta. È un po' ridicolo dover assistere a delle lezioni sulla stabilità del Paese allorquando i protagonisti che avevano la possibilità di scrivere una buona legge elettorale si sono sottratti. In realtà, hanno dato però, il proporzionale elettorale che voleva il Movimento 5 Stelle avrebbe peggiorato le cose, perché comunque sarebbe stato il Movimento 5 Stelle avrebbe avuto addirittura meno seggi con una legge proporzionale che era quella che voleva il Movimento 5 Stelle. Adesso diciamo così, guarda, noi... è andata così, no? È andata così per effetto di una legge elettorale che, ripeto, non ha votato il Movimento. Cos'è che unisce e che cosa divide la Lega dal Movimento 5 Stelle? Ma sai, sui macro temi ci possono essere delle convergenze tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, esattamente come tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico del Renzizzato.
Perché allora non ponete la stessa domanda? Perché per esempio non ponete la stessa domanda a Fassina quando dice che lui con Borghi riscriverebbe alcuni trattati internazionali? Adesso te, come sai, questo, quindi vado a chiedo te, per se quando avrò Marcucci, tra breve lo chiederò a Marcucci. No, ma questo per dire che bisogna arrivare ad una idea di politica che serve al Paese. Cioè serve esattamente ai lavoratori, agli imprenditori, alle famiglie per risolvere quei problemi che hanno messo a fuoco nel momento della svolta elettorale. Quindi il tema non è che cosa vi unisce, che cosa ci divide. È chiaro che dovrai riscrivere un programma compatibile all'ingresso di nuove altre forze politiche, senza per questo sbilanciare il programma con cui hai vinto le elezioni. Vediamo cosa divide sicuramente il Movimento 5 Stelle dalla Lega. E sulla base di questo, quindi, Salvini dovrebbe dare la propria fiducia ad un governo presieduto da Di Maio, secondo te? Beh, intanto Fico ha preso anche i voti dei leghisti, col mal di pancia o senza, però ha preso anche i voti di Forza Italia, se è per questo. Sì, però visto che questo servizio riguardava le accuse o le voci tra il Movimento e la Lega o Salvini, Fico è arrivato alla guida della Camera dei Deputati anche con i voti dei leghisti. In politica, se vuoi raggiungere un risultato, alla fine devi fare la tara tra quella che è la dialettica della propaganda elettorale con la dialettica politica. Devi anche mediare però ad un certo punto e rinunciare a qualcosa. È possibile che il movimento rinunci a qualcosa? La mediazione ha portato esattamente a due presidenze di segno diverso, anche per profili istituzionali, per profili politici decisamente diversi. Quindi la mediazione assolutamente è il passaggio obbligato per arrivare al governo. E chi dovrebbe dare la fiducia ad un governo presieduto da Di Maio, posto che Di Maio, come ci dici, non fa un passo indietro, almeno per ora? Penso che non servirà un giro di consultazione al Presidente della Repubblica, è un po' difficile che io ti possa dare qui una risposta che ti accontenti. Avrai un punto di vista però, sei un uomo sì, politico punto ormai. Di vista, sì, certo, forse è più facile avere un punto di vista quando sei un giornalista, perché hai una possibilità, hai una gamma di colori da utilizzare per disegnare la tua raffigurazione. La politica è fatta di passaggi un po' più lenti e sto capendo il valore della lentezza, per me è una bestemmia, però sto capendo il valore della lentezza nel momento in cui devi fare questi passaggi che sono innanzitutto istituzionali, perché non dobbiamo dimenticare che nei prossimi giorni cominceranno i giri di consultazione. E c'è Bruno Maffellotto, buongiorno, mentre ti aspettavamo Bruno, stavo Ciao. Cercando di capire, Ciao. Vieni, Ciao, qui. Auguri, vieni qui. Dall'altra parte. Allora, stavo cercando di capire con paragone perché, come abbiamo detto all'inizio, Di Maio dice io il passo indietro non lo faccio, i elettori mi hanno votato, sono il movimento più votato, certo. Salvini ha preso il 17%, se fa passo indietro in qualche modo è giustificabile, ma io sono il movimento che ha preso più voti e quindi se volete avere i voti per fare un governo, io sarò, devo essere il premier. Certo. Beh, comincia insomma l'atteso braccio di ferro tra i due, perché come poi la storia la vicenda di Gianluigi dimostra, è chiaro che tra i due movimenti dei punti in comune ci sono. Lui veniva da un'esperienza legata alla Lega, alla direzione della Padania, adesso è un parlamentare di 5-6. Però i due sono molto simili anche in una cosa, Salvini e Di Maio, che l'uno non vuole essere il numero due dell'altro. Quindi giocano questa partita a far vedere, a dimostrare che la leadership spetta a loro. Salvini, per le ragioni che è stato detto, Salvini sta giocando un'altra partita importantissima per lui, è quella di diventare leader della destra, di fare, come è stato detto, un'opa su Forza Italia, diventare lui il capo di questo. E dall'altra parte Di Maio capisce che se si mette nelle mani del centrodestra tutta la sua esperienza è in discussione, quindi devono trovare una soluzione se vogliono davvero arrivare a un accordo e, come dice Gianluigi, ci vorrà molto tempo e molte consultazioni. No, ma attenzione, però non vorrei escludere altre opzioni, perché altre opzioni possono essere comunque certo. possibili. Non vedo il motivo per cui, non è che ce l'ha ordinato il medico, che dobbiamo fare un'alleanza con la Lega, si possono tentare certo. anche delle quindi altre alleanze. Ma lo ha detto fin da subito Di Maio, ha detto sono due partite completamente separate, quella delle presidenze delle Camere e con la governo. Formazione del governo. Credo che ormai
anche questo sia stato metabolizzato anche dai giornalisti. Sì, no, la resta differenza... quindi però il Partito Democratico, se tu mi dici ci sono altre opzioni, cioè se c'è solo il PD. Ripeto, non, tertium non datur, quindi c'è il Partito Democratico, ma torno a ribadire su cosa dialoghiamo. Vogliamo dialogare sul fatto che il lavoro debba essere quello conforme al dettato costituzionale e non alla evanescenza dei vari Jobs Act o simili? Vogliamo ragionare sul fatto che gli imprenditori, se hanno dei crediti con lo Stato, la pubblica amministrazione onora i debiti e non facciamo impazzire e saltare per aria delle imprese? Vogliamo dire che il risparmio è tutelato dalla Costituzione e non è nelle magie di qualche dirigente di banca? Ecco, se vogliamo ragionare su questi temi, allora io credo che... E si può ragionare su questi temi anche col PD, quindi... Se il PD vuole, ha vedere, capito la lezione. Bisogna vedere se il PD vuole ragionare. Se il PD ha capito la lezione. Sto con lui, sto cercando di tirare fuori qualche notizia. Se il PD ha capito la lezione e vuole tornare ad una declinazione di sinistra o di centrosinistra, forse converrebbe anche al Partito Democratico cominciare a dialogare seriamente con il Movimento 5 Stelle. Ma quindi secondo le vecchie categorie, in qualche modo, che il Movimento 5 Stelle ha abbandonato per primo, no Bruno? Il Movimento è anche di sinistra, è più vicino alla sinistra o alla destra come nelle idee? La radiografia del voto dimostra che la componente che un tempo avremmo classificato come la componente operaia ha votato in buona parte il Movimento 5 Stelle, quindi da questo punto di vista è innegabile che il Movimento 5 Stelle sia creduto e credibile maggiormente rispetto al Partito Democratico, che infatti ha scelto la via del neoliberismo. Leggo un'apertura al PD vera e propria. Ma sai, allora dall'inizio Di Maio sta tentando questa apertura. È stato detto nel modo più ovvio che fa il gioco dei due forni, caro Giulio Andreotti. Con gli uni ha fatto l'accordo per le presidenze. Il problema adesso è il PD, no? E il fatto che il PD, dopo essere stato insultato, definito in tutti i modi possibili e immaginabili, diventato la sacca di sangue dalla quale i 5 Stelle hanno tratto nell'ultima campagna, insomma è un po' difficile che accetti. Serena ha appena mandato in onda un servizio con tutti gli insulti. Ma perché tra in realtà poi la campagna elettorale come se fosse un sistema maggioritario, in realtà era un proporzionale. Peraltro c'è Marcucci, neoeletto. Sono d'accordo. Presidente del gruppo al Senato del Partito Democratico, quindi ora glielo chiediamo cosa fa il PD. Visto che abbiamo qua non solo un politico ma un politico giornalista, no? Vorrei capire nel PD in questi giorni, in queste ore, chi sono i vostri interlocutori, cioè su chi fate sponda per tentare questo dialogo che ufficialmente è negato almeno dal partito renziano. Trasferisci quello che è il mio trascorso giornalistico presente brevissimo nel mondo politico. Sono un semplice senatore del movimento, non sono io un attore protagonista. Lì la domanda dovrebbe essere girata ai capigruppo. Quindi, però tu pensi che ci sia questo spazio, questo voglio dire. Nel momento in cui Di Maio ha detto che si parlerà con tutti. Ovviamente tutti vuol dire anche con il Partito Democratico. Dentro il Partito Democratico? Scusa? Qualcuno che stimi dentro il Partito Democratico? Che ti piace particolarmente? Sì, ma io avevo un buonissimo rapporto dialettico con Cooperlo, con cui avevo ragionato anche ai tempi della mia trasmissione, ce l'ho anche con Martina. Ovviamente è facile in questo momento ricordare che un collega senatore è anche uno dei miei migliori amici in assoluto, nonché testimone di nozze, nonché ex compagno di banco, che si chiama Alessandro Alfieri, quindi non è un mondo che non conosco, l'ho raccontato, l'ho criticato, del resto quelle critiche sono state poi ratificate dalla maggioranza degli italiani, che ha respinto quella che era stata un po' la politica. Nella maggioranza c'è anche la Lega, però, che diciamo non è che proprio dice le stesse cose. Però facciamo un passo avanti, perché in realtà la linea politica di un governo la decide il Premier ma anche il Ministro dell'Economia, e in effetti Bruno, certo, il profilo del Ministro dell'Economia è un profilo keynesiano, quello indicato dal Movimento 5 Stelle, cioè che parla meno di intervento. Quindi la flat tax, che è esattamente il contrario, a voi non vi piace proprio? A me la flat tax non convinceva in campagna elettorale e non convince adesso. Io credo che sia necessaria una rimodulazione
delle aliquote fiscali, però credo che la flat tax rischi di aggravare quelle che sono alcune iniquità in essere, delle sproporzioni, così come credo che accanto al ragionamento sulle flat tax o rimodulazioni fiscali, credo che debba essere fatta una serissima aggressione contro chi evade il fisco, ma una serissima aggressione a chi argomento evade di cui nessuno ha parlato compresi 5 Stelle nel tuo programma campagna, queste due parole non ci sono. Guarda, io ho fatto una campagna elettorale dicendo che uno dei mali di questo paese si chiama evasione fiscale, ma soprattutto sui cosiddetti big players, cioè ci sono dei grandissimi prenditori o imprenditori che sono dei campioni dell'elusione fiscale. L'elusione fiscale si differenzia dalla evasione fiscale soltanto perché hai un ottimo studio legale alle spalle, che quindi riesce a norma di legge di farti evadere il fisco. Allora, visto che questo è il paese in cui ci sono imprenditori che saltano per aria perché lo Stato non paga, e queste persone, pur di non mandare in strada i propri lavoratori, i propri dipendenti, magari hanno pignorato o la propria abitazione o il proprio capannone, oggi lo Stato porta via anche quel capannone. Dentro il mondo degli NPL ci sono queste storie. Se dovessi fare una scommessa, quanto dai a M5S Lega e a quanto dai a M5S PD? No, adesso non è più il tempo delle scommesse, anche perché siamo alla vigilia di un giusto passaggio istituzionale, che è quello che il gioco lo fai con il Quirinale. È un premier tecnico? Mi auguro di no, mi auguro che non ci sia un premier tecnico, mi auguro che ci sia Luigi Di Maio, ma perché ho fatto una campagna elettorale a favore non tanto del movimento, ma le proposte del movimento. Sono le proposte che io vorrei per questa Italia più giusta. E se si trovasse una persona che le interpreta, che ha più capacità di unire, Salvini? È il tempo della politica. Senti, posso fare una domanda io? Sì, poi chiudiamo. Visto che l'hai conosciuto tutti e due, hai frequentato entrambi i mondi, parafrasando una vecchia canzone, cosa hai trovato di così bello in 5 Stelle che nella Lega non c'è? Beh, la Lega ha fatto una scelta di stare ancora con Berlusconi e il Movimento no, e già questo è un ottimo punto per smarcarsi. E nel Movimento ci sono un po' più di bollicine, c'è un modello diverso, c'è un modello anche più equo per alcuni versi. Le battaglie che io ho fatto sullo strapotere della finanza, ho trovato una perfetta sintonia nel Movimento 5 Stelle. Un'ultima domanda, a te che sei esperto conoscitore di musica, qual è la canzone di questo momento politico? Beh, ovviamente per lanciare il mio libro direi Noi No di Baglioni. Va bene, dai, ma questo è un autospot e Noi No, Viaggio nell'Italia ribelle, che però da domani avrà il compito, l'onere, l'onore, il piacere di governare, e dovrebbe, visto che così hanno decretato gli elettori, ma non per tutto, insomma il discorso è lunghissimo. Grazie a Gianluigi Paragone, Noi No, Viaggio nell'Italia ribelle.